Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, al microfono Natasha, alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Ospitare i migranti all'Aquila nelle case delle New Town realizzate dopo il terremoto, che gradualmente si stanno svuotando. È la proposta lanciata da Più Abruzzo, secondo cui gli aquilani sanno bene cosa significhi perdere tutto. A margine della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa Noi contro solo le barche che affondano, il presidente dell'associazione, Marco Manzo, ha parlato di un piano per affrontare l'emergenza profughi, facendo fare all'Abruzzo una figura da protagonista in Italia, in Europa e nel mondo. Individuati i primi due obiettivi di Abruzzo Regione della Vista, il centro di ricerca e innovazione fortemente voluto dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, che vede la collaborazione della Regione Abruzzo, del Centro Nazionale di Alta Tecnologia e Centro di Eccellenza in Oftalmologia dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, diretto dal professor Leonardo Mastropasqua dell'azienda biofarmaceutica Dompé e del polo chimico farmaceutico Capitank. I progetti di ricerca riguardano l'occhio bionico e il discomfort oculare, patologia neurodegenerativa a carico della retina, la prima, e da alterazione del film lacrimale, la seconda. Torna la transumanza sulle vie degli antichi pastori. Il 29 settembre, infatti, è partita dall'Aquila la nona edizione del cammino sull'antico tracciato di 244 chilometri del tratturo Magno, il principale dei cinque regi tratturi che solcano le regioni Abruzzo, Molise e Puglia. Dopo le prime tappe nelle province dell'Aquila e di Pescara, oggi la carovana dei transumanti di Tratturo, Tratturo 3000, giungerà nella provincia di Chieti. E c'è anche Chieti nell'elenco delle 12 province fuori dal patto di stabilità. Occupa il quinto posto e la sanzione che dovrebbe pagare entro fine anno è pari a 682.760 euro. Una somma che molto probabilmente verrà recuperata con i proventi della vendita dei gioielli di famiglia, cioè di alcune pertinenze della provincia di Chieti, al Ministero delle Finanze. Il condizionale però è d'obbligo, dal momento che per tutta la giornata, insomma in questi giorni, il presidente della provincia, Mario Pupillo, si è reso irreperibile, secondo quanto raccontano le cronache. Consegnato ieri in sala giunta al Comune di Pescara il primo attestato di iscrizione al registro comunale delle unioni civili. Secondo l'assessore comunale all'anagrafe e stato civile Laura Di Pietro, sono tante le richieste di iscrizione al registro. Quelle ad oggi formalizzate riguardano 4 coppie, al momento tutte etero. L'iscrizione comporta il godimento di tutti i diritti e servizi che il Comune riconosce alle famiglie formatesi a seguito di un matrimonio civile o religioso. Quindi, per quanto riguarda il Comune, c'è l'equiparazione tra la famiglia formata a seguito di un matrimonio e queste unioni civili. Sul tema, però, nei mesi scorsi c'è stata la presa di posizione dell'Arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, contro proprio l'equiparazione di tutte le unioni che famiglia non sono, e nei giorni scorsi il Papa ed il Cardinale Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, hanno ribadito il ruolo fondamentale della famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna. Affidare l'apertura e la chiusura dei parchi comunali a singoli cittadini o forme associative. E questo è il contenuto di una delibera licenziata ieri dalla Giunta del Comune di Montesilvano.
i cittadini e le associazioni interessate potranno presentare la loro richiesta indirizzandola al segretario comunale a cui è stata affidata con questa delibera l'attività procedimentale legata ai parchi, questo per garantire l'efficienza. Il segretario provvederà quindi ad autorizzare i richiedenti. Oggi, in occasione della festa dei nonni, gli alunni della scuola dell'infanzia dell'istituto paritario Maestre Pie Filippini di Pescara Colli si recheranno alle 9.30 circa nel centro sociale di Via di Sotto. Scopo della visita è trascorrere la mattinata con gli anziani che ogni giorno frequentano il centro sociale, festeggiarli nella giornata loro dedicata, sottraendoli, seppure per un paio d'ore, alla solitudine e all'isolamento. E al giovedì 8 ottobre nella chiesa cattedrale di San Cetteo a Pescara si terrà l'incontro dei gruppi di preghiera di Padre Pio dell'arcidiocesi di Pescara Penne sul tema Gesù fissatolo lo amò. Il programma prevede alle ore 16 l'accoglienza e l'adorazione eucaristica, alle 17 la meditazione sul tema Dio ci attira con l'amore e ci abbraccia con la misericordia di Sua Eccellenza Monsignor Michele Castoro, che è direttore generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio, e alle ore 18 la concelebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne. Sempre l'8 ottobre alle 21 ci sarà l'incontro con il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti, che si terrà presso appunto a Pescara nell'ambito delle iniziative contro le violenze e contro tutte le mafie. Oggi è venerdì 2 ottobre e la Chiesa celebra la memoria dei Santi Angeli Custodi. La direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon onomastico a tutti gli ascoltatori che portano i nomi di Angelo ed Angela. Siamo al meteo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo molto nuvoloso al mattino, pioggia nel primo pomeriggio e cielo nuvoloso nel tardo pomeriggio e coperto in serata con temperature da 21 a 23 gradi e venti da deboli a moderati. E nelle zone interne cielo coperto fino a metà mattinata, pioggia dalla tarda mattinata al primo pomeriggio, cielo nuvoloso nel tardo pomeriggio e pioggia in serata con temperature da 19 a 22 gradi e venti da deboli a moderati. Il mare è previsto da poco mosso a mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per essere stati con noi. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.